Ciao a tutti da Katia, bentornati nel mio canale. Allora, come potete vedere dalle immagini, io oggi ho scelto di utilizzare questo filato della Mistrico Perlina Special. Allora, questo è un gomitolo da 100 grammi, è microfibra 100%, quindi è un gomitolo da 100 grammi ed è 340 metri. L'etichetta consiglia l'uncinetto del 3,5-4. Allora, io ho scelto questo, diciamo, questo filato, diciamo, per la sua, ho scelto questo filato per la sua particolarità e questo marcato effetto ritorto che a me piace tantissimo. Devo essere sincera, questa è la prima volta che uso questo filato e quindi sono rimasta veramente molto molto soddisfatta. Mi piace tantissimo. Quindi dicevo questo effetto ritorto che nel contesto del lavoro risalta magnificamente i punti e anche questo effetto luce, vedo non vedo, che lo rende questo filato unico. Allora, adesso vi ho presentato il mio, diciamo, il mio protagonista. Adesso vi spiego come iniziare il lavoro. Allora, io nell'introduzione avete visto che io ho messo la foto e lo schema di questo vestito, perché questo vestito è stato preso da Pinterest, quindi non è una mia inventiva e non mi reputo tale a tale livello, ecco. Quindi per chi volesse realizzare il vestito, diciamo, nella sua versione, ecco, io ho fatto la mia. Comunque su YouTube ci sono tanti, cioè ci sono tanti, diciamo, video dove ognuno ha fatto la sua versione e quindi io oggi ho fatto la mia. Diciamo che è molto 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 simile, anche perché il vestito mi è piaciuto tanto e quindi ho cercato di copiare proprio dalla foto il più possibile. Ok, allora, come dicevo, adesso vi spiego come iniziare il nostro lavoro. Allora, per prendere le misure per fare questo vestito, dobbiamo prendere la circonferenza dei fianchi o del seno. Perché? Perché tante volte può capitare, cioè tante volte magari abbiamo più centimetri nel seno che nei fianchi, quindi dobbiamo iniziare dalla misura maggiore. Vi faccio un esempio, che ne so, se abbiamo i fianchi centimetri 100 e il seno 110, allora iniziamo dalla misura più grande. Ok, quindi iniziamo dalle nostre catenelle. Io per il mio vestito ho messo su 180 catenelle, dato che il punto tende a stringere, ho aggiunto un motivo in più. Quindi per chi non vuole un vestito molto attillato, consiglio di aggiungere uno o due motivi in più. Va bene, quindi lavorando sempre a giro, partendo dal basso, quindi lavorando sempre a giro, arriviamo all'altezza degli scalfi. Dopodiché, a parte, facciamo le maniche. Allora, per fare le maniche, io ho fatto solo, diciamo, un motivo. Ok, attaccate le maniche, ho cucito tre motivi. Io quando dico motivi, intendo questi. Ecco, ho cucito tre motivi e poi sono andata avanti a lavorare a giro, diciamo lavorando il davanti e il dietro e anche le maniche, intorno alle maniche. Per arrivare all'altezza, alla misura che mi serve, io ho fatto due motivi, quindi sono andata avanti per due motivi. Per quanto riguarda, diciamo, poi le rifiniture, ho lasciato così perché il punto nell'ultimo giro, perché questo punto si lavora su tre giri, quindi l'ultimo giro dà questo effetto così, che a me piace tanto, e quindi l'ho lasciato così, anche come, diciamo, nella foto originale. Ok, quindi spero di essere stata chiara. Se in caso avete qualche problema, contattatemi su Facebook. Allora, io per il mio vestito ho messo su 180 catenelle, quindi io adesso vi faccio un campione.
Ho avviato 60 catenelle, quindi lavoriamo su un multiplo di 10 catenelle. Il mio vestito io l'ho lavorato interamente con l'uncinetto del numero 4. Allora, ho fatto 60 catenelle, adesso chiudo a cerchio. Quindi vado nella prima catenella. Chiudo. Faccio una maglia bassissima in modo da entrare bene nel punto. Così. Adesso chiusa a cerchio facciamo 3 catenelle. 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta, quindi rientro nella stessa maglia e lavoro ancora 3 maglie alte. 3, 4. Quindi 4 maglie alte sono, diciamo, una parte delle 7 maglie alte che dobbiamo fare. Adesso salto 1, 2, 3, 4. Nella quinta lavoro una maglia bassa. Filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, 4. Nella quinta lavoro 7 maglie alte. 2, 3, 4. 5, 6, 7. Adesso salto ancora 1, 2, 3, 4. Nella quinta maglia lavoro una maglia bassa. Quindi devo andare avanti così per tutto il giro. Adesso ho fatto la maglia bassa, salto 4 maglie di base, nella quinta lavoro 7 maglie alte, salto ancora 4 maglie di base, nella quinta lavoro una maglia bassa. Quindi vado avanti così per tutto il giro. Eccomi quasi alla fine del giro. Allora ho fatto le mie 7 maglie alte, ho saltato 4 maglie di base, nella quinta ho fatto una maglia bassa. Adesso vado qui dove abbiamo iniziato con le 4 maglie alte, vado nella stessa maglia, quindi nella stessa maglia di base, e lavoro ancora 3 maglie alte. 1, 2, 3 e chiudo partendo dal basso nella terza catenella. E quindi siamo al centro del primo ventaglietto. Adesso facciamo una catenella, rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia bassa. Una catenella. Adesso dobbiamo lavorare. Dobbiamo fare 4 volte filo sull'uncinetto, quindi facciamo 1, 2, 3, 4. Andiamo qui nella maglia bassa. Dobbiamo lavorare una maglia. Dobbiamo uscire 5 volte da 2. Quindi prendo il filo ed esco da 2. Esco da 2. Esco da 2, esco da 2 ed esco da 2. Adesso una catenella, 3 volte filo sull'uncinetto e vado proprio qui dove ho fatto la maglia, quindi dove abbiamo queste due, chiamiamole costine, siamo proprio alla base della maglia, quindi vado proprio qui, entro dentro le due costine, così. Prendo il filo e lavoro la maglia, quindi esco 4 volte da 2. 1, 2, 3, 4. Una catenella. 2 volte il filo sull'uncinetto. Qui abbiamo fatto la maglia alta tripla, quindi andiamo proprio qui dove abbiamo questo nodino. Vado qui. Entro, prendo tutte e due le costine, prendo il filo e faccio la maglia alta doppia. Quindi esco da 2, esco da 2 ed esco da 2. Così. Adesso ancora una catenella. Adesso dove abbiamo fatto la maglia alta doppia, qui dove abbiamo questi, diciamo, due nodini, qui queste due costine. Quindi entro e faccio la maglia alta. Così.
Adesso lavoro 2 catenelle e qui dove ho fatto la maglia alta, qui mi trovo 2 nodini. Quindi vado dentro questi 2 nodini così e faccio una mezza maglia alta. Quindi chiudo tutte le maglie. Una catenella. Adesso dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto qui. Quindi abbiamo fatto la mezza maglia alta, adesso dobbiamo fare la maglia alta. Quindi qui abbiamo la maglia alta doppia, maglia alta tripla. Quindi adesso vado qui nella maglia alta, proprio qui. Entro qui e lavoro una maglia alta. Una catenella. Qui abbiamo la maglia alta, scusate. Allora, penso che sono andata fuori dall'obiettivo. Allora, qui abbiamo la maglia alta doppia, entriamo proprio qui. Così. E lavoro la maglia alta. Una catenella, 2 volte filo sull'uncinetto. Qui abbiamo la maglia alta doppia e lavoriamo la maglia alta doppia. Qui una catenella. E adesso dobbiamo lavorare la maglia alta tripla. Quindi 3 volte filo sull'uncinetto e vado proprio qui. Entro, prendo il filo e lavoro la maglia uscendo sempre da 2, così. Una catenella, vado al centro del ventaglietto e faccio una maglia bassa. Una catenella, 1, 2, 3, 4, vado qui nella maglia bassa. E ripeto la maglia alta quadrupla, quindi esco 5 volte da 2, una catenella di separazione, 3 volte filo sull'uncinetto, vado proprio qui alla base della maglia dove abbiamo queste 2 costine, così entro e lavoro la maglia alta tripla. Una catenella, 2 volte filo sull'uncinetto e andiamo qui. Qui abbiamo fatto la maglia alta tripla, andiamo proprio qui dove abbiamo queste 2 costine. Quindi vado, entro con l'uncinetto, prendo tutte e 2 le costine e lavoro la mia maglia alta doppia. Una catenella. Abbiamo fatto la maglia alta doppia e quindi qui abbiamo 2 nodini, vado proprio qui alla base della maglia e lavoro una maglia alta. Così. 2 catenelle. Andiamo alla base della maglia alta, quindi abbiamo fatto la maglia alta, qui abbiamo proprio qui 2 nodini, non so se riuscite a vedere qui. Allora, vado qui, prendo le 2 costine, entro con l'uncinetto e faccio una mezza maglia alta, così. Una catenella. E adesso ripeto quello che ho fatto prima. Quindi ho fatto una maglia alta doppia, una maglia alta tripla. Quindi ho fatto la catenella di separazione. Quindi vado qui dove ho la mia maglia alta e lavoro una maglia alta. Una catenella di separazione. Qui abbiamo la maglia alta doppia e lavoro la maglia alta doppia. Una catenella di separazione e alla fine lavoriamo la maglia alta tripla. Una catenella, maglia bassa al centro del ventaglietto. E quindi vado avanti così per tutto il giro. Arrivata alla fine del giro,
Ho fatto la mia maglia alta tripla, faccio una catenella e vado a chiudere qui nella maglia bassa con una maglia bassissima. Adesso faccio 3 catenelle. Dobbiamo fare adesso delle maglie in costa dietro, quindi entro dal dietro al lavoro, passo sulla maglia, prendo il filo ed esco da 2, non chiudo la maglia. Vado nella maglia seguente e faccio la stessa cosa. Esco da 2. Vado nella maglia seguente, prendo il filo ed esco da 2. Vado qui dove abbiamo la mezza maglia alta, prendo il filo ed esco da 2. Quindi ho le 4 maglie. E adesso chiudo. Così, una 3 catenelle. Vado qui dove abbiamo le 2 catenelle, faccio una maglia bassa. 3 catenelle. Adesso dobbiamo prendere tutte le maglie, quindi dobbiamo prendere le 4 maglie a destra e le 4 maglie a sinistra. Quindi vado nella prima maglia dove ho la mezza maglia alta. E non chiudo la maglia alta, vado nella maglia seguente e faccio la stessa cosa. Vado nella maglia seguente, quindi ho preso la maglia alta doppia e adesso la maglia alta tripla. Salto la maglia bassa, quindi passo qui dove ho le altre 4 maglie, quindi vado nella prima maglia. Prendo il filo ed esco solo da 2, quindi non chiudo le mie maglie. Vado nella maglia alta e prendo, faccio una la maglia e non la chiudo. E adesso qui nell'ultima maglia dove abbiamo la mezza maglia alta. Ok, adesso che ho tutte le maglie sull'uncinetto, chiudo così e faccio 3 catenelle. 1, 2, 3. Vado qui dove ho le 2 catenelle e faccio una maglia bassa. 3 catenelle e ripeto. Quindi prendo 1, 2, 3, 4. Salto la maglia bassa, poi passo qui dove ho le altre 4 maglie. 1, 2, 3 e 4. Quindi vado nella prima. Vado nella seconda, vado nella terza e nella quarta. Salto la maglia bassa e vado nel secondo gruppo. 1, 2. E 4. E chiudo tutte le maglie così. 3 catenelle, 1, 2, 3. Maglia bassa qui dove abbiamo le 2 catenelle. Ecco. 3 catenelle e ricominciamo. Quindi vado nella prima. Entrando dal retro del lavoro, quindi dietro, passo sulla maglia alta, prendo il filo e non chiudo la maglia. 3, 4. Salto la maglia bassa e vado qui nel secondo gruppo e prendo le 4 maglie. Allora, questo non riesco a prenderla. Ok. L'ultima.
Ok, e adesso chiudo tutte le maglie. 3 catenelle, maglia bassa nelle 2 catenelle. Così. Quindi vado avanti così per tutto il giro, ci troviamo alla fine del giro. Eccomi alla fine del giro, quindi ho fatto le mie maglie. Adesso faccio una catenella e vado a chiudere nella maglia bassa con una maglia bassissima, così. Adesso faccio 3 catenelle. Adesso dobbiamo fare delle maglie in costa dietro, quindi entro dal retro al lavoro, così, dal dietro passo sulla maglia, prendo il filo ed esco solo da due, quindi non chiudo le mie maglie perché dobbiamo prendere tutte le maglie. Adesso vado nella maglia seguente, prendo il filo ed esco da due, maglia seguente, prendo il filo ed esco da due. Nell'ultima maglia, qui dove abbiamo fatto la mezza maglia alta, prendo il filo ed esco da due. E adesso chiudo tutte le maglie. Così. 3 catenelle. Vado qui dove abbiamo le 2 catenelle, faccio una maglia bassa. E ricomincio. 3 catenelle. 1, 2, 3. Adesso dobbiamo prendere tutte le maglie, quindi 4. 1, 2, 3, 4, saltiamo la maglia bassa e ancora 4 da questa parte. Quindi andiamo nella prima maglia senza chiudere le maglie, quindi usciamo solo da 2. 1, 2, 3, 4. Salto la maglia bassa e vado qui. Nel secondo gruppo, esco da 2, vado nella maglia seguente ed esco solo da 2, maglia seguente, esco da 2 e nell'ultima maglia qui dove abbiamo fatto la mezza maglia alta, quindi entro, prendo il filo ed esco da 2. Quindi ho tutte le maglie sull'uncinetto, quindi sono 8 maglie. E adesso chiudo così 3 catenelle e una maglia bassa qui dove abbiamo le 2 catenelle. Ancora 3 catenelle e adesso ricomincio, quindi vado nella prima, vado nella seconda, esco solo da 2 senza chiudere le maglie. Allora, nella quarta, così salto la maglia bassa e vado qui dove abbiamo ancora 4 maglie. Uno, due, 3 e vado nell'ultima dove abbiamo fatto la mezza maglia alta. Allora il filo così. Quindi abbiamo tutte le maglie, 8 maglie sull'uncinetto e chiudiamo. 3 catenelle, maglia bassa. Maglia bassa nelle 2 catenelle. 3 catenelle e ricominciamo, quindi prendiamo le 4 maglie in costa dietro, saltiamo la maglia bassa e prendiamo ancora le 4 maglie e poi chiudiamo tutte le maglie, ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi, sono quasi alla fine del giro, quindi ho le mie ultime 4 maglie, perché qui abbiamo iniziato con 4 maglie chiuse e adesso devo chiudere le ultime 4. Quindi vado nella prima, vado nella seconda, vado nella terza e nella quarta. Così.
Adesso vado qui dove ho le maglie chiuse, vado dentro le maglie in questa maniera. Vado dietro, prendo il filo ed esco da tutte le maglie, così. Una catenella e adesso vado qui dove abbiamo le 3 catenelle, vado nella prima e faccio una maglia bassissima. 1, 2, 3. Rientro nel foro piccolino e faccio 4 maglie alte. 3, 4. Allora vado qui dove abbiamo la maglia bassa e lavoro una maglia bassa. Adesso vado qui dove abbiamo le 7 maglie in questo foro piccolino, entro e lavoro le 7 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maglia bassa sulla maglia bassa e continuo. Quindi vado qui dove abbiamo le maglie chiuse, le 8 maglie, quindi lavoro le 7 maglie alte dentro il foro piccolino. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maglia bassa nella maglia bassa. Così. E quindi adesso andiamo avanti così per tutto il giro. Poi vi faccio rivedere di nuovo l'inizio del punto e poi andate avanti da sole. Eccomi alla fine del giro, quindi vado qui dove ho iniziato con le 4 maglie alte, vado nel foro piccolino proprio qui e lavoro ancora 3 maglie alte. 1, 2, 3 e chiudo nella terza maglia con una maglia bassissima, così, quindi siamo al centro del ventaglietto. Una catenella, 1, 2, 3, 4 catenelle, andiamo qui nella maglia bassa e ricominciamo a fare le maglie. Quindi facciamo, dobbiamo uscire 5 volte da 2 punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, una catenella, 3 volte filo sull'uncinetto, quindi vado qui nel primo nodino e lavoro la maglia alta tripla. Prendo un po' di filo. Adesso faccio una catenella, 2 volte filo sull'uncinetto. Qui dove ho fatto la maglia alta tripla, vado proprio qui dove ho le due, io le chiamo costine. Quindi entro dentro le due costine e lavoro la maglia alta doppia. Una catenella. Qui abbiamo due nodini, vado qui proprio qui alla base della maglia alta doppia e faccio una maglia alta. 2 catenelle e proprio qui dove ho fatto la maglia alta entro e lavoro una mezza maglia alta, una catenella. Adesso facciamo una maglia alta doppia e una maglia alta tripla. Quindi
Quindi vado proprio qui nella prima maglia, quindi che è una maglia alta, e lavoro una maglia alta, una catenella, due volte filo sull'uncinetto, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta doppia, catenella, tre volte filo sull'uncinetto, vado nella terza maglia e lavoro la maglia alta tripla. Una catenella e una maglia bassa al centro del ventaglietto. Così. Quindi ripetiamo quello che abbiamo fatto all'inizio del giro. Quindi dobbiamo ripetere sempre questi giri. Sono tre giri e dobbiamo andare avanti fino ad arrivare. Noi partiamo dal basso, quindi non è una lavorazione top down, partiamo dal basso e andiamo su fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Quindi prendete bene la vostra misura. Vi consiglio di fare qualche giro in più quando arrivate alla vostra misura, all'altezza degli scalfi. Non so, per dire, volete fare 60 centimetri. Ecco, magari fate un motivo in più. Uno o due motivi in più, perché ripeto, il punto tende a stringere, quindi quando si indossa poi magari va su. Ecco, quindi io nel mio vestito ho fatto due motivi in più, perché altrimenti il vestito poi va su, va troppo su, dato che il mio è un mini vestito, quindi è sopra il ginocchio. Allora, arriviamo all'altezza degli scalfi e poi vi faccio vedere come andare avanti. Quindi ripetete sempre questi tre giri. Eccomi qua. Allora, io sono arrivata all'altezza degli scalfi. Allora, qui vi faccio vedere. Allora, questi li posso togliere. Allora, io ho diviso il mio lavoro. Come ho già detto, ho iniziato con 180 catenelle, quindi io ho 18 motivi perché lavoriamo su un multiplo di 10. Ho anche fatto la manica. Allora, per quanto riguarda la manica, io ho fatto solo un motivo. Come dicevo, ho diviso il mio lavoro, quindi sono 9 motivi davanti e 9 dietro. Qui ho messo il marcapunti perché questa è proprio la metà del mio vestito. Ho preso la manica. La manica io ho iniziato con 60 catenelle. Ho iniziato con l'uncinetto del numero 4. Ho lavorato, diciamo, ho fatto le catenelle con l'uncinetto del numero 4 e poi ho lavorato la mia manica con l'uncinetto del 3 e mezzo. Prendendo la manica, ok, allora dobbiamo dare lo stesso, diciamo, la stessa direzione, quindi facciamo attenzione a non mettere, come dire, la manica sotto sopra, quindi il disegno va così con la punta in su e quindi dobbiamo fare la stessa cosa con la manica. Quindi cosa faccio? Attacco la mia manica proprio qui. Qui abbiamo le 7 maglie. Avvicino un attimo, vediamo se riesco a farvelo vedere bene. Qui abbiamo le 7 maglie alte. Quindi cosa faccio? Vado proprio qui dove ho le mie 7 maglie alte. Allora, scusate un attimo, sì, le mie 7 maglie alte proprio qua sul dritto, ok? E aggancio, metto proprio qui il mio lavoro. Allora, quindi ripeto, per quanto riguarda la manica, io ho fatto solo un motivo. Poi qui ho un altro gruppetto di 7 maglie alte e vado qua. Questo è il vestito e questa è la manica e quindi metto così. Qui abbiamo i due buchini, quindi uno qua, tutte e due, li metto tutte e due insieme. E metto un marcapunti. È la stessa cosa di qua. Quindi
Quindi io chiudo tre motivi. Allora, qua e qua, così. Sempre, mi raccomando, la manica è sempre sul dritto, comunque deve andare sul dritto. Quindi io chiudo questa parte, collago, vado a cucire tre motivi. E la stessa cosa faccio da questa parte, anche da qui, da questa parte chiudo tre motivi. Quindi fatte le maniche, poi cucite le maniche, poi andiamo a lavorare tutto a giro. Quindi lavoriamo, mettiamo questo è il davanti, perché poi il davanti e il dietro sono uguali, hanno gli stessi motivi. Quindi lavoro il davanti, lavoro intorno alla manica, quindi lavoro così, intorno alla manica, lavoro il dietro. Prendo l'altra manica e lavoro intorno alla manica per 5 o 6 centimetri. Ripeto la lavorazione. Ho fatto che allora io qui ho finito il mio giro con il punto dove prendiamo tutte le maglie e le chiudiamo insieme in costa dietro, no? Quindi ho fatto la stessa cosa con la manica, in modo che poi adesso quando riprendo il mio lavoro devo lavorare una maglia bassa e 7 maglie alte dentro qui, dentro questo foro piccolino. Quindi poi faccio tutto il giro e continuo la lavorazione fino ad arrivare a 5-6 centimetri. Se in caso il lavoro dovesse risultare largo, all'interno metterò un elastico in modo da dare un sostegno, perché non vorrei, cioè ho paura che poi magari il vestito è un po' largo davanti. Allora qui metterò un elastico. Se proprio non volete mettere un elastico, allora vi consiglio di lavorare con l'uncinetto più piccolo, con il 3 o il 2,5. Io il mio vestito l'ho lavorato interamente con l'uncinetto del numero 4. Se in caso il vestito vi dovesse risultare troppo, cioè stretto sui fianchi o sulla vita, allora se lavorate con l'uncinetto del numero 4 prendete un uncinetto più grande del 4,5 o anche del 5, in modo da allargare la zona dei fianchi o della pancia, comunque più la zona dei fianchi. Se invece il vestito, diciamo, io faccio una 40-42, quindi non ho bisogno di allargare il vestito, perché chi lo deve indossare, voglio dire, non ha bisogno di allargare. Quindi, se ripeto, se avete bisogno di allargare un po' il vostro lavoro sui fianchi o sulla pancia, prendete un uncinetto più grande, di mezza misura o una misura più grande, in modo da allargare questa zona. E poi, dopo che avete passato la zona, che avete lavorato la zona dei fianchi e della pancia, potete riprendere l'uncinetto con cui avete iniziato il vostro lavoro, se avete iniziato con il 4, con il 3, 3,5, ok? Quindi adesso io vado a cucire le mie maniche e poi iniziamo la lavorazione tutto a giro. Eccomi qua. Allora, cucite tutte e due le maniche. Allora, io non vi faccio vedere come vado a cucire le cose perché non sono bravissima a cucire, quindi preferisco non farvelo vedere. Allora, cucite tutte e due le maniche. Adesso qui è dove ho finito il mio giro. È la stessa cosa anche le maniche, quindi ho finito alla stessa maniera la manica. Quindi iniziamo adesso a lavorare. Quindi dobbiamo lavorare tutto a giro, prendendo anche, lavorando anche le maniche. E inizio con
Allora vado nel foro piccolino, faccio la mia maglia bassissima, 3 catenelle, rientro nel foro e lavoro ancora 3 maglie alte, quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta più 3, e quindi sono 4. Una maglia bassa proprio qui sulla maglia bassa. Qui abbiamo le 7 maglie, cioè scusate, le maglie chiuse insieme, quindi entro e lavoro 7 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adesso sono qui dove abbiamo la manica, quindi passo qui dove abbiamo la maglia bassa. E faccio una maglia bassa, vado nel foro piccolino e lavoro le 7 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maglia bassa proprio qui nella maglia bassa. Quindi adesso lavoro intorno alla manica e arrivo qui dove abbiamo questo foro piccolino, dove abbiamo tutte le maglie chiuse insieme. Quindi qui in questo foro poi vado a lavorare le 7 maglie alte. Quindi per unire la manica al vestito. Ok? Quindi adesso vado avanti e arrivo qui. Eccomi arrivata. Allora, sono proprio qui dove abbiamo le maglie alte tutte chiuse. Vado nel foro piccolino e lavoro le 7 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Maglia bassa nella maglia bassa. Ecco, e questa è la manica. Abbiamo unito la manica. Adesso lavoro questa parte. Scusate, non ho spazio. Allora, adesso lavoriamo tutta questa parte fino ad arrivare qui e lavoriamo l'altra manica. Quindi andiamo qui dove abbiamo il foro piccolino, dove abbiamo le maglie chiuse insieme. Lavoriamo le 7 maglie alte. Maglia bassa, 7 maglie alte, insomma, lavoriamo intorno alla manica e poi la stessa cosa qui. Lavoriamo qui dove abbiamo il foro piccolino, proprio qui dentro. Lavoriamo le 7 maglie alte e lavoriamo poi la parte dietro. E poi dobbiamo lavorare a giro per io adesso non lo so quanto andrò avanti, ma penso che farò un 5-6 centimetri, quindi penso che farò uno o due motivi. Ok, quindi le spalle, diciamo che le spalle devono restare scoperte, non arrivo fino alle spalle, quindi farò uno o due motivi. Adesso dobbiamo, ripeto, dobbiamo solo lavorare a giro. Adesso lavorate la parte davanti, lavorate di nuovo la manica, di nuovo la parte dietro. Ripetete il motivo man mano che lavorate, lo provate. Se in caso il lavoro vi risulta troppo largo, allora cambiate uncinetto, passate con l'uncinetto, lavorate con l'uncinetto mezza misura o una misura più piccola. Ok, io adesso sto lavorando col 4, quindi dopo finito questo giro lavorerò con l'uncinetto del 3 e mezzo, in modo da stringere un pochino il lavoro. Quindi ci troviamo dopo. Quando diciamo quando ho finito i miei giri, poi vi dico quanti giri ho fatto. Allora, eccomi qua. Ho finito il mio vestito, quindi qui abbiamo, diciamo, abbiamo attaccato le maniche e quindi io sono andata avanti per due motivi. Ho fatto due motivi, quindi sono più di 6 centimetri, come avevo detto.
Diciamo che con un motivo il vestito era troppo scollato e non mi piaceva, e quindi ho fatto un motivo in più. Come rifinitura, l'ultimo giro che noi andiamo a fare, che lavoriamo le 7 maglie alte all'interno qui dove abbiamo tutte le maglie chiuse insieme. Poi alla fine questo è come una rifinitura. Quindi poi la stessa cosa farò nelle maniche e qui nell'orlo del vestito. Poi nascondo tutti i fili e il vestito in pratica è pronto. Allora, io vi saluto, vi ringrazio e al prossimo tutorial. Un bacione a tutti, ciao!